In questi giorni è naufragato il progetto di Partito Unico con Italia Viva e credo che, siccome era una promessa elettorale, va raccontato brevemente il perché e il per come. Noi abbiamo fatto questa promessa durante le elezioni, ma dopo le elezioni si è capito abbastanza chiaramente che Renzi non lo voleva fare prima delle europee. Ed è una visione a cui noi ci siamo opposti. Pensavamo e pensiamo che andare avanti con una federazione senza avere un unico corpo, organi unici, una concentrazione di risorse e attività sia una cosa sbagliata. Tuttavia mi è stato chiaro che questo progetto non andava da nessuna parte quando Renzi ha fatto non un passo di lato, ma cinque passi avanti, riprendendo Italia Viva, diventando plenipotenziario, levando Rosato, con cui lavoravamo benissimo negli organi della federazione, dove Renzi ha sempre rifiutato di sedersi. Quello che è accaduto da lì in poi è che di fronte alle nostre pressioni per farlo il Partito Unico, alla fine Renzi ha ceduto sul fatto di discuterne. Abbiamo mandato proposte scritte, io le ho pubblicate a ciò che siano da tutti disponibili. Come vedete, era un progetto per un partito contendibile, democraticamente eletto, forte, con un manifesto politico e culturale ben definito. La risposta di Renzi è stata netta: l'indisponibilità in prima battuta a sciogliere in qualsiasi caso Italia Viva e a prendere un commitment per passare le risorse di Italia Viva al nuovo partito, perché il partito nasce senza risorse, senza 2 per 1000, deve affrontare le campagne per l'Europa. Ovviamente erano tutti impegni che Azione era disponibile a prendere, esattamente paralleli. Gli abbiamo spiegato che così non nascevano un partito unico, nascevano 3 partiti, rimaneva Italia Viva con lui. Ci sarebbe stato il terzo partito, sarebbe rimasta per definizione a quel punto anche Azione e che quindi non si sarebbe potuto fare. Di fronte, diciamo, a una crisi che si è acuita, in cui abbiamo preso posizione molto dura, ieri abbiamo avuto una riunione dove ci hanno ribadito sostanzialmente le stesse cose, cioè nessun impegno finanziario perché Renzi deve fare attività politica con Italia Viva. Allora come si fa? C'è Renzi che fa politica con Italia Viva, o il segretario del nuovo partito che fa politica per il nuovo partito, un caos gigantesco ed è precisamente quello che non vogliamo. Insomma, Renzi non lo voleva fare, non l'ha fatto, non l'ha voluto fare. Credo che sia un grave errore. Quello che succederà adesso è che Azione farà questo lavoro, mettendo in discussione tutto il suo nome, un manifesto politico inclusivo verso l'area popolare e l'area liberale, perché è un impegno che abbiamo preso. Ci avrebbe fatto piacere, era logico, lo avevamo promesso agli elettori di farlo insieme a Italia Viva, Renzi ha voluto diversamente. Tutto questo è documentato, scritto, verificato. Ci sono poche cavolate. Tutto quello che avete sentito intorno è distrazione, armi di distrazione di massa. La sostanza è questa, non è una lite di personalità, è una lite, una discussione che è diventata una lite sulle cose politiche. Ricostruire un partito è un grande atto politico. Aggiungo un fatto, in questi mesi, in queste settimane, io sono stato riempito di insulti di ogni genere, da Renzi stesso e da Italia Viva. Non ho risposto a questi insulti. I miei rilievi sono sempre stati puntuali e di natura politica. Non risponderò a questi insulti. Ma certo c'è un problema di fiducia reciproca e su questo bisognerà lavorare perché comunque abbiamo dei gruppi parlamentari comuni.